Noi pensiamo che oggi l'attenzione degli investitori sia particolarmente concentrata sul tema crescita o sul tema rischio di rallentamento o recessione. Quindi l'attenzione si è un po' spostata dall'inflazione alla recessione, non perché l'inflazione non sia più una preoccupazione, ma perché il trend dell'inflazione sembra un po' più definito rispetto all'altro elemento che è legato al rischio recessione. Rischio che è un po' aumentato ultimamente proprio per il deterioramento delle condizioni finanziarie, che è stata un po' la conseguenza di questa mini crisi bancaria che abbiamo visto soprattutto negli Stati Uniti, ma a livello globale. Non pensiamo che ci siano rischi sistemici per il sistema finanziario globale, però chiaramente questa situazione ha evidenziato un po' un deterioramento soprattutto delle condizioni di credito, aumentando il rischio recessione. C'è ancora un po' di certezza se questa recessione arriverà o meno, proprio perché l'economia ha ancora dei segnali di solidità, però noi pensiamo che verso la fine dell'anno potrebbe materializzarsi una fase di rallentamento un po' più importante, probabilmente quella mild recession, cioè quella recessione moderata, potrebbe arrivare verso la fine di quest'anno. Però pensiamo che ci sia anche un altro elemento di rischio legato al fatto che oggi i mercati hanno probabilmente troppa aspettativa su un taglio dei tassi. Non siamo così sicuri che arriverà un taglio dei tassi. Probabilmente arriverà se ci saranno due condizioni, una in particolare importante, e cioè un aumento del tasso di disoccupazione, che oggi è ancora a livelli estremamente contenuti. Questo è un tema naturalmente che riguarda soprattutto gli Stati Uniti, con una Fed che è molto attenta al tema del mercato del lavoro. E naturalmente questo significa che questa trend dei tassi potrebbe anche subire dei cambiamenti entro fine anno, proprio per effetto di questa diversa traiettoria di calo dei tassi rispetto a quello che oggi i mercati si aspettano. Dal punto di vista quindi dell'asset allocation dei mercati, noi siamo ancora abbastanza cauti sui mercati azionari, proprio perché la recessione potrebbe ancora mantenerli un po' in un contesto di volatilità. Preferiamo puntare su società e classi che sono particolarmente di qualità nell'ambito azionario. Nei mercati obbligazionari vediamo del potenziale, perché in generale ci aspettiamo che comunque questa traiettoria di recessione e di calo dei tassi gradualmente arriverà, e quindi questo potrà comunque favorire quel processo di decorrelazione tra azionario e obbligazionario, che pensiamo potrà essere ripristinato e che quindi ci aiuterà a costruire dei portafogli più diversificati, ma con una diversificazione che potrà essere più efficace rispetto al passato.